una conquista della Lega, ma una conquista che la Lega mette a disposizione del Consiglio regionale e dell'intera comunità abruzzese. È evidente che questa esigenza di riforma era avvertita prima ancora che dal Consiglio regionale, dagli abruzzesi, dagli agricoltori abruzzesi. I consorzi di bonifica sono enti strumentali necessari, ma che evidentemente negli anni non avevano dato le risposte attese dal territorio e dai portatori di interesse del mondo agricolo. Quindi una loro riforma, una loro razionalizzazione, un loro riefficientamento era assolutamente necessario. Quali sono i punti principali in un minuto? In un minuto sono fondamentalmente tre. La razionalizzazione dei costi, partendo anche da quei costi amministrativi, delle deputazioni così che vengono ridotte in una misura iniziale già del 30%. Perché parliamo di una misura iniziale? Perché la legge pone un tetto massimo, che quindi è già del 30% inferiore rispetto ai precedenti parametri, salvo poi lasciare l'autonomia e la possibilità ai singoli consorzi bonifica di abbassare ulteriormente. Quindi 30% è il costo, l'abbattimento dei costi iniziali, che potrebbe però, noi lo auspichiamo, non l'abbiamo reso obbligatorio, ma lo auspichiamo, essere ancora maggiorato poi dai singoli consorzi di bonifica. Poi c'è la possibilità di una gestione congiunta di alcune funzioni da parte dei consorzi, sempre nell'ottica ovviamente di un contenimento delle spese e di una maggiore razionalizzazione e anche funzionalità dei consorzi stessi, perché abbiamo visto come all'interno dei vari apparati amministrativi ci fossero delle peculiarità che non sono comuni a tutti i consorzi, ci sono alcuni più strutturati, altri meno. È giusto allora che alcune funzioni, quelle che possono essere gestite in modo congiunte, lo possano appunto, possiamo permettere di farlo in modo tale che appunto si realizzino delle economie di scala. Il terzo aspetto è quello di un allargamento del margine operativo dei consorzi, che quindi rispetto al passato si potranno occupare anche di altri aspetti nell'ambito del dissesto idrogeologico, nell'ambito ad esempio della green economy, che ormai sono aspetti che diciamo, marciano a fianco a quelle che sono le peculiarità ad esempio del mondo agricolo, e quindi il consorzio di bonifica che deve dare servizio al mondo agricolo è giusto che si occupi anche di tutto questo.